Bene, proseguiamo, ormai siamo in prossimità dell'arrivo e della volta del dottor Guido Marotta, eccoci, dell'ELIC, che siamo, se non sbaglio, in un contesto UNESCO, dico bene o... L'ELIC è un acronimo che sta per Escuelas Libres de Investigación Científica, se vuol dire appunto scuole libere di ricerca scientifica. Scuole libere, bene. E quindi è una fondazione che si occupa soprattutto di educazione. Che cosa ha a che fare in questo contesto che è già abbastanza complesso, diciamo, no? Il discorso, il tema dell'educazione. E soprattutto, dato che questa fondazione non si occupa di educazione da un punto di vista solo curricolare, ma soprattutto di un'educazione che è volta a creare nel bambino uno spirito di ricerca, e in qualche modo questo ha a che fare col tema della formazione a che cosa, no? Perché la formazione è in qualche modo un concetto spesso poco... che ha a che fare poco con la ricerca, che ha a che fare poco con lo stimolo di certe facoltà nell'essere umano. E si parla oggi molto anche dei bambini dotati di talento, dei superdotati. Questa idea però è un'idea che appartiene a una cultura che forse è un po' lontana dalla nostra, in quanto ancora una volta si parla di questioni quantitative, di quoziente intelligenza, 300%, di persone che in realtà esistono sul pianeta ma che, di cui nessuno ha mai sentito parlare, forse sono chiusi a fare parole crociate in tempi record, però nessuno le ha mai sentiti perché si siano distinti particolarmente per delle azioni a favore dell'umanità. Quindi l'idea di una intelligenza superiore ma un po' compresa in un senso un po' diverso, cioè il talento in qualche modo è una capacità anche normale, anche bassa, no? Che noi possiamo avere, ma che scopriamo, riscopriamo dentro di noi, ne prendiamo contatto e diventiamo quindi capaci di porre questa capacità al servizio degli altri, al servizio dell'ambiente. Questo è quello che la Fondazione cerca di promuovere in qualche modo. Cerca di promuoverlo nel bambino, perché è la generazione che tra 20-30 anni, a proposito di discorso generazionale, è una preoccupazione, no? Che tra 20-30 anni i problemi del pianeta forse saranno ancora più gravi del presente, visto l'andazzo, quindi è necessario anche formare dei bambini capaci di un'intelligenza particolarmente ampia e complessa, aperta alla complessità, per risolvere determinati problemi. E quindi il talento, in questo senso, è non tanto, appunto, come dicevo, una dote particolare superiore a quella degli altri, in cui il bambino viene, come dire, portato addirittura a una specie di complesso addirittura di superiorità rispetto agli altri bambini perché è riconosciuto come più intelligente, ma addirittura al contrario, cioè il bambino dotato di maggior talento è quello che comincia a scoprire che questo talento serve per diventare più sociale, per diventare più capace di dare qualcosa sia agli altri sia appunto all'ambiente che lo circonda. Quindi la fondazione è una fondazione internazionale, ha la sua sede principale nel Sud America, soprattutto cioè la sua sede a Caracas, la sede mondiale, molto diffusa nei paesi del Sud America, e qui in Italia abbiamo una sede qui in Trieste, che è un comitato che si è costituito per la fondazione che è qui in Trieste, di una attività di questo tipo, che abbiamo già però dato aiuto in questo senso a determinate iniziative, soprattutto anche nel comune, nella provincia, cercando di portare educazione ambientale, tanto nei parchi, l'estate, con l'attività dello spurgo del Comune di Trieste, come in provincia, dei progetti, cui partecipa anche il nostro tecnico, Andrea Vivoda, che è una formazione all'alimentazione, attraverso un gioco che abbiamo creato, un gioco dove si gira nel mondo a cercare alimenti, si scoprono alimenti, si scoprono sapori particolari dei vari cibi che ci sono nel pianeta, e soprattutto però questi cibi sono cibi più possibile naturali. Abbiamo escluso
non involontariamente tanto la carne, tanto il pesce da questi cibi, dato che le principali organizzazioni mondiali sostengono ormai che mangiandone di meno forse eviteremo anche determinate malattie. Lo dice anche il professor Veronesi, non solo lo dice perché lo afferma, ma perché lo ricerca nel suo istituto da diversi anni. I risultati sono abbastanza chiari, no? Un'alimentazione eccessiva di carne porta a aumentare il rischio di cancro. In più c'è un problema ambientale enorme, si è parlato del discorso del problema del surriscaldamento globale, e sappiamo che gli allevamenti intensivi di carne portano un grande consumo e una grande produzione di CO2 e anche di altri gas che portano aumento del gas serra in proporzioni abbastanza rilevanti. Stiamo parlando di qualcosa di superiore a tutto quello che producono gli aerei, le macchine messi insieme sul pianeta. Quindi soltanto se ognuno di noi mangiasse, si mangia carne, io personalmente non lo faccio da 35 anni, mia figlia non lo fa da 30 anni perché è nata vegetariana, attualmente è un'ostetrica e è buona, cioè è in salute, non ha sofferto nessun tipo di problema, di carenze di nessun tipo, malgrado certe pressioni che mi sono state fatte all'inizio al burlo da un pediatra dicendo che ero un po', come dire, folle nel volere educare e diciamo tirare su una bambina senza dargli proteine animali, cosa che non è assolutamente vera. Le proteine esistono nella natura, ce ne sono tantissime, anche nei vegetali, e possono compensare, a parte il miele e a parte i prodotti che derivano dal latte, che sono prodotti che non vanno a uccidere, quindi a creare una negatività, diciamo, dal punto di vista anche della salute, rispetto al nostro corpo, che non è fatto per assimilare questo tipo di cibo. Quindi la nostra posizione rispetto all'alimentazione è una posizione di educazione, di formazione, a che si rispetti di più e si conosca di più l'alimento che ci dà la natura, quello che viene direttamente dalla natura. Quindi a questa iniziativa, attraverso questo gioco, poi fa seguito un discorso con le maestre, un'educazione all'interno delle scuole, però anche questo potrebbe dar vita a un discorso più ampio che riguarda poi anche i genitori e la coscienza che in ogni famiglia ci dovrebbe essere di questo problema, perché se noi vogliamo formare un bambino dobbiamo formarlo dal punto di vista dell'intelligenza e anche della sensibilità. Quindi un bambino sente molto il fatto che c'è differenza tra un animale che viene ucciso e che viene messo in un piatto, un animale che può accarezzare, un animale che può vedere vivente, che può godere, no, in qualche modo, per poterlo osservare, per poter vedere come lavora nella natura. Quindi è molto diverso, il bambino è molto sensibile su queste tematiche, quindi recepisce molto volentieri un tipo di discorso del genere. Per quanto riguarda il metodo, non posso dilungarmi troppo su questo perché è troppo specifico, però ci sono degli aspetti che voglio sottolineare. Per esempio il metodo dell'osservazione. Si tende molto a formare, cerca di formare il bambino attraverso l'osservazione. Per esempio abbiamo un gruppo di bambini in Colombia, hanno fatto uno studio sull'acqua, da dove viene l'acqua, e sono stati portati a osservare dove nella loro città, come nella loro città arriva l'acqua. Hanno visto che esiste un fiume e dal fiume arriva l'acqua nella loro città. Quindi hanno osservato poi quest'acqua come viene utilizzata e come finisce nuovamente nel fiume. Per alcune vie viene attraverso un depuratore, altre vie invece direttamente finisce lo scarico di acqua che non è più pura, viene rimessa in questo fiume, quindi inquinando. Quindi i bambini sono resi conti da soli, osservando semplicemente questo fenomeno, come l'acqua è un fattore vitale, però noi stessi lo sporchiamo. Hanno fatto una ricerca per capire quanta acqua esiste sul pianeta e quanta di questa acqua che esiste sul pianeta noi possiamo bere. È una porzione estremamente piccola. Stiamo parlando del 2%, dell'1%, se non ricordo più le cifre, ma è veramente poca l'acqua di questo pianeta che è potabile. E noi stiamo distruggendo una risorsa veramente delicata. Hanno fatto uno studio per verificare quanta acqua si consuma per ogni singolo prodotto che compriamo, per esempio un paio di scarpe. Quanta acqua ci vuole? Quanti litri di acqua ci vogliono? Quanti litri di acqua ci vogliono per produrre un chilo di carne? Quanta litri di acqua servono, per esempio, per lavarsi i denti? Tutti voi, penso, vi lavate i denti
aprendo il rubinetto, penso, c'è qualcuno che si lava i denti non aprendo il rubinetto o usando un bicchiere d'acqua. Ecco, abbiamo soltanto una persona, un campione, diciamo, statistico, una persona sola che fa questo, perché hanno studiato i bambini che per lavarsi i denti con un bicchiere d'acqua si consumano circa 200 millilitri, per lavarseli usando il rubinetto se ne consumano 900 millilitri, quindi sono 700 millilitri ogni volta che noi ci laviamo i denti. Però se lo moltiplichiamo per 3, e questo 3 lo moltiplichiamo per 360, che sono circa i giorni dell'anno, facciamo 1000, così a grosso modo, abbiamo già 1000 volte, no, la cifra di 700 millilitri, comincia a essere una cifra interessante. Se poi moltiplichiamo per gli anni che viviamo, io ce ne ho 60, magari mettendo insieme tutte le bottiglie di acqua minerale riempite da un litro in delle cassette, da qui io arriverei quasi fino a Grado. Tutto quello che ho consumato, diciamo, di acqua in più, no? Per lavarmi soltanto i denti, non senza parlare poi delle docce, di tutta una serie di altre cose che noi facciamo e che consumiamo costantemente questo prezioso liquido. Un altro aspetto riguarda la capacità di riflessione. Cioè, oggi effettivamente, oggi il bambino è sottoposto a grandissime quantità di informazioni, anche sull'ambiente stesso, però spesso manca questa capacità di riflessione perché il bambino non è portato a osservare direttamente i fenomeni. E quindi il bambino si forma un'idea delle cose attraverso quello che apprende, attraverso quello che ascolta, attraverso le nozioni che gli vengono date, ma non è direttamente ormai l'osservatore diretto della natura, che è stato il suo grande campo iniziale, insomma, di, anche per l'uomo stesso, no? Di osservazione. E c'è un altro aspetto che è anche l'osservazione fondamentale che abbiamo rispetto al nostro stesso organismo, al nostro stesso fisico, no? Perché spesso parliamo sì di ambiente, parliamo di noi, alcuni dicono appunto che non c'è in realtà differenza, che noi siamo la stessa cosa dell'ambiente. In effetti è difficile filosoficamente dire che io e l'ambiente, quando io faccio parte dell'ambiente e l'ambiente evolve insieme con me. Però d'altra parte noi non possiamo creare una relazione dal punto di vista mentale con qualcosa senza avere una forte identità che ci permette di capire qualcosa in relazione a qualcos'altro. Quindi nell'antichità si parlava di microcosmo e di macrocosmo. E si capiva che il macrocosmo e il microcosmo fondamentalmente sono analoghi, cioè nel senso che esistono quattro elementi nel macrocosmo per la fisica classica, cioè l'aria, l'acqua, il fuoco e la terra, ma questi elementi, e la medicina antica, ipocratica tradizionale, li aveva chiari, no? Come parte anche del nostro essere umano. Quindi il fatto che noi inquiniamo la nostra acqua interna, cioè il nostro sangue, attraverso diverse cose che entrano purtroppo nel nostro sangue, è come inquinare i fiumi, no? È come inquinare il nostro pianeta, la stessa cosa, come sporcare l'acqua del nostro pianeta. Quindi certe usanze alimentari, un certo tipo di modo di mangiare oggi, nelle feste, certe bevande che sono esattamente cose che difficilmente poi vengono eliminate, piene di zuccheri artificiali, i sali artificiali delle patatine fritte, di tutte queste altre cose che si mangiano nei fast food. Tutte queste cose restano nel nostro circolo e poi creano dei problemi. Io non sono medico, però penso che i medici sappiano un po' come cosa funziona quando gli organi motori sono sottoposti a un super stress, no? Quindi tutte queste tematiche, no, fanno sì che il bambino impari, no, a ricercare, ma impari a essere cosciente, consapevole e anche responsabile della sua condotta, del suo stile di vita, e quindi avere una capacità di amore verso la verità. E questa è una delle cose più importanti, perché io ho molto apprezzato l'intervento del professor Dorico, perché ci ha fatto capire come lo studio, no, della natura fa sì che la persona si trasformi in qualche modo, cambi la sua natura, proprio perché l'oggetto costante della sua osservazione, del suo studio scientifico, è qualcosa di estremamente bello, estremamente estetico, ma anche di estremamente profondo ed umano, no? E quindi quando questo avviene, quando l'uomo riesce a capire che l'oggetto del suo studio è qualcosa che non basta solo averlo capito, ma deve cominciare ad amare, no? Deve cominciare un'identificazione con ciò che ha studiato, che ha scoperto, e deve cominciare a difenderlo. Ecco, la Costituzione è una bellissima cosa, io sono laureato in legge, quindi non posso parlare male degli avvocati né dei giuristi, anzi io parlo benissimo anche della legge, però la legge spesso è un enunciato di principi. Sono principi però che restano spesso sulla carta, perché ciò che manca è la relazione, no, vivente, no, tra noi e quello che studiamo, noi quello che osserviamo.
Quindi io devo difendere la Costituzione con la stessa forza, se è una forza di verità, no? Con cui difendo la natura. È la stessa cosa, sono principi. Il principio della pace va difeso, perché nella nostra Costituzione. Il principio della difesa dell'estetica, che quindi anche il paesaggio, va difeso, perché nella nostra Costituzione. Ci sono Costituzioni nel Sud America che sono arrivate a dire che l'acqua e la terra hanno diritti soggettivi, cioè sono esseri viventi. Questo è successo in Colombia, in Bolivia, nel 2008 l'ultima Costituzione della Bolivia ha ammesso nei suoi principi che l'acqua e la terra hanno un diritto soggettivo, quindi vengono tutelate quando vengono violentate, quando vengono inquinate, quando c'è l'assalto, no, dell'uomo a queste forze, a queste energie, viene difesa a livello costituzionale, a livello dello Stato. La Costituzione della Bolivia, fra l'altro, ha accolto uno dei nostri principi fondamentali, proprio quello sul talento, riconoscendo l'importanza che il talento ha e che deve essere anche questo un principio che noi dobbiamo difendere, perché il talento di ogni bambino è un patrimonio del cervello dell'umanità, perché questi bambini che diventeranno ricercatori, che diventeranno persone intelligenti e buone al servizio degli altri, al servizio dell'ambiente, saranno poi appunto quello che potranno salvare il nostro pianeta. Perché è un patrimonio importante che dobbiamo difendere, e questo quindi dipende dal fatto che noi questo talento lo seguiamo, che gli diamo importanza al bambino, che stiamo col bambino, che cerchiamo di offrire al bambino delle opportunità. Nei nostri congressi, per esempio, noi abbiamo l'abitudine di mettere il bambino a confronto direttamente con lo scienziato, con la persona che direttamente si occupa di certe tematiche, non con l'insegnante soltanto che ha studiato questi temi, ma persone come il professor Dorigo, persone che hanno la familiarità con questo mondo e comunicano la passione per questo mondo. È questo che è importante che il bambino riceva, perché se riceve questi input quando è molto piccolo, è facile che questo poi maturi in lui una coscienza diversa e anche indirizzi la sua vocazione. Grazie molte. Grazie. Quindi abbiamo aggiunto alle parole importanti di questa conferenza anche la parola educazione.